Siamo tutti abbastanza sconvolti, non ci aspettavamo una cosa di questo genere, non sappiamo realmente cosa pensare, ecco. Ci auguriamo solo che il signor Biffi si riprenda presto e basta. Quando voi siete subentrati sostanzialmente a Biffi, avevate idea che ci fosse una situazione molto tesa, di grande tensione aziendale, oppure che riguardasse la sua persona? Noi siamo entrati nella compagine societaria poco più di 2 mesi fa e non abbiamo, in questi 2 mesi non abbiamo mai avuto nessun sentore di quanto poi è accaduto questa mattina. Ci sono state anche delle proteste, per carità, dovute anche da parte dei lavoratori, ma sono proteste contingenti al momento dell'azienda. Quindi nulla lasciava presagire a quello che è successo poi questa mattina. E il fatto che sia successo proprio questo episodio vi fa rimettere in discussione il vostro impegno per questa azienda oppure no? Assolutamente no, anche perché noi crediamo che questa azienda, che quest'anno compie 50 anni di vita, possa dare ancora molto, pertanto nulla è cambiato nel nostro modo di pensare. L'idea che si è fatto qualcuno e che sia qualche creditore che abbia voluto farsi giustizia da sé è un'ipotesi secondo lei percorribile? Ritengo di no, ma se così fosse crediamo che le forze dell'ordine possano fare giustizia sotto questo aspetto. Mi sembra un'idea abbastanza improbabile, ma comunque ci affidiamo alle forze dell'ordine. La mia posizione è quella di amministratore delegato delle due società che hanno rilevato gli affitti della società in liquidazione. Anche ovviamente è una situazione, non dico critica, però con i problemi congiunturali che ci sono oggi di un'azienda del genere. Poi noi siamo fiduciosi e andiamo avanti. Ma si avverte molta tensione? Ma tensione di che cosa, scusi? No, assolutamente, assolutamente no. Assolutamente, per quanto riguarda noi, no. Noi ci siamo impegnati, andiamo avanti, abbiamo un buon rapporto sia con i sindacati che con le maestranze e pian pianino usciremo dalla crisi. Quindi anche per voi è stata una vicenda assolutamente inspiegabile. Ma completamente, anche perché noi, con quanto riguarda tutti gli aspetti personali della famiglia dell'ingegner Biffi, non c'entriamo assolutamente niente, non vogliamo c'entrare assolutamente niente. I familiari, che per quanto si può dire stia bene, sta abbastanza bene, insomma, lo lasciamo in pace, poi domani, dopodomani, quando i familiari ci consentivano, andremo a vedere, insomma. E avete tranquillizzato anche le maestranze? Sì. Tranquillamente. Quindi non c'erano dei presupposti per cui si potesse immaginare? Per quanto riguarda la nostra gestione degli affitti da azienda, assolutamente no. Nella sfera personale dell'ingegnere, sinceramente, non so cosa dirle. E siete stati ascoltati dalle forze dell'ordine? Vi hanno chiesto? Ancora? No, io no. Anche perché io l'ho saputo all'una, perché ero fuori per lavoro, quindi l'ho appreso venendo qui in azienda. La continuità aziendale non è in pericolo, l'azienda dovrebbe andare avanti? L'azienda, attraverso gli affitti di rami d'azienda, l'azienda va avanti.